Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale idealmente voglio proseguire nel discorso che avevo già iniziato il 23 agosto scorso con un video precedente dal titolo Confronto fra interfaccia GNOME 2 e interfaccia Unity. Ovvero, in questo video precedente avevo voluto mostrare come in realtà, malgrado le critiche, le numerose critiche patite da Unity, in realtà fra GNOME 2, cioè questa interfaccia classica e presente da anni sui nostri desktop con i menu in alto a sinistra, classici menu applicazioni, risorse e sistema, non sia poi così enormemente più efficace ed efficiente della nuova interfaccia Unity che lavora con la sua dash, principalmente con la sua dash e con il suo lanciatore o launcher in inglese qui posizionato sulla sinistra. Ecco, in questo presente tutorial vorrei parlare di nuovo paradigma del desktop, quello che è, secondo la mia opinione, Unity, cioè proprio un nuovo paradigma del desktop. Cosa intendo? Allora, possiamo chiudere Firefox. Ecco, allora, come potete vedere, mi sono organizzato in questo modo. Sulla sinistra, in questa zona, ho lasciato libero lo spazio per i menu classici di GNOME 2 sul mio PC reale che ha installato ancora Ubuntu 10.04, cioè la versione a lungo supporto, a lungo termine di supporto, e quindi fino a primavera 2012 non lo cambierò e quindi posso approfittarne fino allora per fare questi confronti fra nuova interfaccia, interfaccia chiamiamola classica, GNOME 2, quindi GNOME 2 perché se apro le informazioni di GNOME, eccole qua, vediamo che c'è scritto versione 2. Qualcosa, comunque 2, quindi versione 2. Unity invece, pur avendo dietro sotto il cofano comunque GNOME, il nuovo GNOME 3, attenzione, usa un altro modo di gestire il desktop. Non è l'unico desktop che tenta nuove vie, c'è già stato in precedenza KDE che ha cambiato radicalmente dalle versioni 3.xx alle versioni 4 attuali. Ora c'è Unity, c'è GNOME stesso con la sua GNOME Shell che ha cambiato radicalmente il sistema rispetto a GNOME 2 e via dicendo. Allora, cosa intendo io per differente paradigma? Dunque, fra appunto le innumerevoli critiche ricevute da Unity, io ho avuto la sensazione, almeno a pelle mia, che la maggior parte di queste vertano su una migliore efficienza, una migliore efficacia, una maggiore semplicità da parte di GNOME 2 rispetto a Unity, che non permetterebbe la stessa efficacia da parte dell'utente. Ecco, io credo fondamentalmente che si sta sbagliando il tiro, nel senso che si stanno confrontando due cose differenti. GNOME 2 è da usare in un certo modo, Unity in un altro, come confrontare le mele con le pere, sono due cose diverse, sono due frutti. Questi qui sono due desktop, però sono due cose diverse. È inutile dire è meglio la mela, è meglio la pera, così come è inutile dire è meglio Unity rispetto a GNOME 2. Questa è la mia opinione, naturalmente, la sto esprimendo qui, ognuno può pensarla come vuole, però vado a dimostrare cosa intendo. Allora, partiamo dal classico, GNOME 2. Per anni e anni siamo stati abituati a lavorare con questi menu.
i quali suddividono per benino, in modo molto ordinato, i vari programmi che abbiamo installato nel tempo, che abbiamo bisogno. Alcuni li useremo di più, alcuni di meno, comunque. Il fatto è che quando io voglio eseguire un compito, ho necessità di eseguire un compito con il mio PC, Ignom 2, primo, devo sapere a priori con quale programma devo svolgere questo mio compito, perché poi, sapendo con quale programma, premendo sul menu applicazioni, posso orientarmi nella categoria. Sto per gestire audio, video, quindi roba multimedia. Allora mi fermo in questa categoria e cerco il programma, un editor video, aperitivi, voglio registrare un filmato con la webcam o prendere delle foto con la webcam, oh, scusa, cabina webcam, cheese, eccetera, eccetera. Voglio semplicemente riprodurre un filmato, della musica, riproduttore multimediale, e voilà, è qui. Oppure voglio scrivermi un documento, allora vediamo un po', documenti, scrivere, potrebbe essere in ambito ufficio. Arrivo qui, oh, ecco, ho installato LibreOffice, vediamo un po', Writer per scrivere dei documenti, oppure Calc per i fogli di calcolo, eccetera, eccetera. Insomma, quello che voglio sottolineare è che in un certo senso per anni ci siamo abituati a conoscere a priori con che cosa possiamo svolgere un determinato compito sul nostro PC. Ci siamo occupati noi di installare alcuni programmi, altri sono già preinstallati, però in un certo senso dobbiamo associare il compito al programma, se no dobbiamo passarci tutti i menu nella speranza di trovare una scritta che ci ispiri, che dica potrebbe essere questo il programma giusto per fare qualcosa. Cioè, se io sono un utente completamente al buio di Gnome 2, cosa faccio? Mi ritrovo qui nel mio desktop e, se ho un po' di intuito, dico: bah, vedo che c'è scritto applicazioni, schiaccio, comincio, passo, guardo, cerco, ecco qua, bah, provo e vado avanti finché trovo. Ecco, con Unity, passiamo a Unity ora. Con Unity cosa succede? L'utente che si ritrova lì, che accidenti fa? Non c'è scritto nulla. Qui si trovano alcune icone preinstallate, io ne ho già installate più, qualcuna in più dello standard nella mia virtual machine, però fa niente, diciamo che 5-6 pulsantini ci sono. Come primo impatto, mettendo una persona davanti al PC senza nulla dirgli, assolutamente all'oscuro di entrambe le interfacce, convengo a primo impatto con chi sta guardando questo tutorial e che è di opinione diversa dalla mia, cioè che critica piuttosto Unity rispetto a Gnome 2, convengo che, avendo esplicitamente scritto un testo qui in alto, applicazioni in Gnome 2, probabilmente facilita maggiormente un utente completamente all'oscuro dell'utilizzo, perché lo invita forse a tentare a fare un clic su applicazioni perché lo ispira. Mentre qui in Unity sono tutti solo pulsanti, alcuni magari che possono aiutare, alcune icone tipo, non so, questa che ha una forma di cestino, poi viene fuori scritto cestino, vabbè. Se il lettore spazio di lavoro, magari uno curioso schiaccia e dice: oh, vengono fuori quattro riquadri, cosa saranno mai? Altre icone, ecco, penso, se non erro, standard sono appunto queste di LibreOffice, Impress, Calc, Writer, Firefox. Ecco, questo è un programma abbastanza conosciuto, probabilmente l'icona con la volpettina rossa è conosciuta. Ah, ecco, qui c'è Firefox. Probabilmente si può arrivare a cliccare qui e iniziare a navigare, perlomeno senza conoscere null'altro. Cartella home, vabbè, se si conosce Linux si sa che cos'è la cartella home, cioè la propria cartella con i propri dati. E poi qui c'è la bella iconcina di Ubuntu, dash home, bah, uno un po' curioso schiaccia e ecco,
Schiaccia e si ritrova qui con un campo dove si può digitare con la tastiera, c'è scritto cerca. Ecco, a questo punto diciamo che smetto il ruolo dell'utente completamente al buio perché francamente diciamo che un piccolo aiutino, un'introduzione a qualsiasi interfaccia che sia GNOME 2, GNOME 3, KDE, Unity, ecco, diciamo che se un amico vuole cominciare ad usare queste interfacce grafiche, anche Windows o macOS, sto parlando proprio in generale, diciamo che proprio al buio del tutto è difficile che uno riesca a cavarsi senza qualche difficoltà. Quindi facciamo un passettino avanti, diciamo che sono un utente che ha già avuto un'infarinatura e allora inizio ad usare Unity a questo punto. Allora io mi sono prefisso alcuni compiti da fare, come ho fatto vedere prima su GNOME 2, dove se voglio scrivere un documento mi cerco ufficio bla 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 bla. Qui ho la mia bella iconcina dell'applicazione e dico ok, voglio scrivere un documento o voglio gestirmi un docu nei documenti, inizio a scrivere documenti e voilà, Unity lavora su questo campo di ricerca e poi presenta dei risultati sotto di esso e vediamo che senza che io conosca esattamente il nome del programma, nel mio caso, per esempio, nel nostro esempio, documenti, scritture e documenti, LibreOffice Writer, che poi oltretutto è piuttosto sull'inglese, neanche in italiano, può anche essere poco evidente tenerlo presente. Non so se è nella categoria come in GNOME 2 di ufficio, non ufficio, se è un programma d'ufficio, se è un accessorio, se è quello che è, a me non interessa niente. Io voglio poter dover gestire un documento e quindi scrivo, inizio a scrivere doc per documento e subito con poche lettere mi appaiono i programmi inerenti che hanno una qualche inerenza o coerenza con quello che io sto cercando. Un visualizzatore e appunto uno scrittore di documenti. E questo è il primo vantaggio. Non mi devo più preoccupare di passare un menu suddiviso preconfezionato in categorie, cerco e basta. Unity si occupa di presentarmi quello che io molto, ma molto probabilmente ho bisogno. Poi, secondo vantaggio, sempre secondo la mia opinione, mi raccomando, Unity non si limita a mostrarmi i programmi che io ho installato, vedete qui scritto installate, ma sempre con qualcosa in comune con Doc, con quello che ho iniziato a scrivere, mi presenta anche le applicazioni disponibili, con addirittura altri risultati. Disponibili cosa vuol dire? Che non sono ancora installati sul vostro PC, ma se ci cliccate sopra si aprirà l'Ubuntu Software Center per farvelo installare. Facciamo un esempio più significativo, per esempio voglio gestirmi i video, un lavoretto multimediale, inizio a scrivere video e vedete che per difetto non c'è nessuna applicazione installata specifica per gestire i video, ma Unity mi presenta un bel pacco di applicativi che hanno a che fare con la gestione video, fra i quali gli ormai famosi OpenShot Video Editor, PTV Video Editor, KDenLive Video Editor famoso in ambito KDE per l'interfaccia grafica KDE, eccetera, eccetera. Poi altri programmi più o meno specializzati in un compito, che so, VideoCut, non l'ho mai usato, presumo che dal nome cut tagliare servirà probabilmente per tagliare facilmente dei video. DVD Styler è un programma per preparare i DVD con i menu per poi guardarli alla televisione con il lettore DVD.
eccetera, eccetera. E vedete che ce n'è tanti. A parte il vantaggio di mostrare programmi che noi non necessariamente conosciamo a priori, ma che ci vengono pubblicizzati e presentati qui e a portata di un clic, possono anche esserci scoperte curiose che su migliaia, decine di migliaia di applicativi magari non ci siamo mai accorti che ci sono, e con queste ricerche vengono scremati, vengono mostrati in un risultato inerente, contestuale, e possiamo anche fare delle belle scoperte, non si sa mai. Quindi, questo è un secondo vantaggio, oltre a non dover conoscere in quale sottomenu cercare, come qui in NOM2, perché le categorie sono state eliminate in Unity, addirittura mi suggerisce anche i programmi che potrei aver bisogno, ciò che in NOM2 non c'è e non c'è mai stato. Quindi, se io non avessi installato nessun programma per editare, per creare dei video come in Unity, qui non li avrei in NOM2, e magari, essendo un utente non molto esperto, non conoscendo i programmi, non saprei, o magari potrei ritenere che in Linux non ci sono programmi per gestire dei video, quando non è vero. In NOM2, se li ho installati, li trovo; se non li ho installati, non mi suggerisce nulla. Questo, secondo me, è un secondo grande vantaggio. Ecco, in sostanza, per questo tutorial è tutto. Per concludere, voglio sottolineare quello che ho detto e riprendere quello che ho detto all'inizio, cioè il fatto del paradigma. Potrei fare altri esempi sulla stessa lunghezza d'onda di quelle che ho appena fatto del video o del documento. Per esempio, voglio gestirmi le fotografie, inizio con foto ed ecco che mi viene proposto un programma già installato, che è il gestore di fotografie Shotwell. Sotto, le solite applicazioni proposte ma non ancora installate, disponibili. Tante, vedete che ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le categorie e per tutti i compiti. Ecco, poi potrei aver bisogno di fare dei calcoli, di calcolare in qualsiasi modo. Mi viene proposto, cerco Calc, mi viene proposto il foglio di calcolo, il corrispondente dell'Excel per intenderci, la calcolatrice, e anche un gioco molto carino per allenare il cervello, che ha a che fare anche con dei calcoli aritmetici o matematici. Quindi mi propone anche Gbrainy, che non ha niente a che fare con la parola calc, però al suo interno, coerentemente col mio termine di ricerca, mi presenta Gbrainy. E poi qui sotto, come sempre, vedete altri applicativi che hanno a che fare in un modo o nell'altro, più o meno con più o meno inerenza, diciamo livello di coerenza con la mia ricerca, mi presenta altre opportunità da installare. Allora, il paradigma, dicevo, per concludere, se posso riassumere in due frasi, sperando di azzeccarle, io direi che con NOM2 io devo sapere cosa voglio fare col PC, bella scoperta, e in più devo sapere anche con quale programma lo posso fare, per poi cercarlo fra i vari menu. Con Unity invece io devo conoscere soltanto il compito che voglio svolgere. Voglio gestire fotografie, voglio gestire documenti, voglio gestire calcoli, voglio gestire dei video, delle immagini. Io devo formalizzare nel campo di ricerca qui in alto della dash che cosa voglio fare. Al resto ci pensa Unity, e per resto intendo con quali programmi presumibilmente con buona probabilità puoi fare il compito che mi stai chiedendo, che stai ricercando, e se non li hai sul tuo PC ti propongo anche, ti faccio delle proposte di programmi che probabilmente risolvono il tuo problema, il tuo compito, ma che non è ancora installato e sono a una distanza praticamente di un paio di clic.
un clic sull'iconcina, poi quando si aprirà il software center, un clic su installa. Ecco, poche parole questo. E quindi è qui la differenza del paradigma. Con GNOME 2 devo sapere cosa fare, con che cosa e poi cercarlo, e qui invece devo solo sapere cosa fare e Unity ci pensa lui a dirmi con cosa farlo. Ecco, se questo non è un vantaggio, non lo so. Ripeto, è la mia opinione, ma credo che può essere condivisibile. Secondo me, in questo con Unity ci hanno azzeccato e può solo migliorare nel futuro perché è ancora un desktop giovane, mentre il GNOME 2 ha più di 10 anni o non mi ricordo più bene, comunque anni e anni di esperienza accumulata. Ecco. Con questo concludo, spero di aver convinto qualcuno in più a guardare con occhio meno critico Unity, perché lo confesso, a me non dispiace per nulla questa nuova interfaccia, sempre più promettente. Grazie per l'attenzione, alla prossima!